Come da titolo, facciamo soldi copiando gli americani. Allora, decido di fare questo video un po' diverso, che non ha degli schemi, che non mira a essere fatto come se fossi un personaggio. Allora, c'è una cosa che mi ha dato profondamente fastidio da sempre, questo modo di rimangare un'originalità che non c'è, come diceva anche il buon Dell'Imello, prendere quattro riferimenti, fare una top. Anche se c'è un tuo montaggio, spesso non sempre, non è essere originali. Ne vorrei parlare oggi, sì, del fenomeno Dottor Vendetta e The Zapper, tutto ciò che ne concerne. Intanto io conosco bene Dottor Vendetta a livello youtubico sin da quando aveva 800 iscritti. Devo dire che è stata una persona molto intelligente perché ha saputo gestire bene la cosa per reindirizzare il feed. Lui ha cominciato con dei video che non aveva calcolato nessuno, però lui si è fatto furbo perché di questo, sempre accodandomi a Dell'Imello, gli faccio i complimenti. È sempre stato bravo, ha capito l'andazzo delle cose. Ha cominciato a fare una rubrica 50 youtuber che forse non conosci. Una cosa che a molti di noi ha lasciato un po' spiazzati, ad alcuni ha dato fastidio perché era una presa per il culo, lui dice di no, ma secondo me, secondo il mio parere, cioè quando tu 800 iscritti, 1000 iscritti, fino a quando ne avevo 8000, credo, giù di lì, mi pubblicizzi i canali da 100.000 iscritti. Cioè, dai, veramente, poi fai pure, ragazzi, vedete com'è stato facile fare community? Vi consiglio i player inside. Cazzo, ma hanno bisogno della tua sponsorizzazione i player inside? Non credo. O Frafrog, o quando ho cominciato a fare storia di uno youtuber, Claudio Di Biagio, cioè proprio dedicata, e i big gli mettevano il feed. E lui da lì è cresciuto, dice, però io ho aiutato molti canali a crescere. Per carità, continua a farlo. O dice, no. Perché lo so cosa dice lui. No, perché poi non. Questo è un preambolo su Dottor Vendetta, poi ci spostiamo al discorso delle top. Eh no, perché poi non se li caga nessuno sti video. Benissimo, e fai che a fine video sponsorizzi. La verità sapete qual è, ragazzi? Quando arrivi a un certo livello non la regali più questa visibilità. Non le aiuti più le persone, perché va bene che non fa visualizzazione, allora fai i tuoi normali video, 100 curiosità pazzesche e poi a fine video sponsorizza un canale emergente che va dai 0 ai 10.000 iscritti, to' anche 20.000. Fai così, non lo fai, non lo farai mai. E ovviamente lui appena ha avuto quel riscontro necessario ha chiuso tutte le rubriche associate agli altri big perché quello serviva a crescere, che qui ci sarebbe anche un preambolo da fare su cosa voglia dire crescere su YouTube e spesso è investire dei soldi sui social. Farsi le amicizie giuste o sponsorizzare le persone giuste se ti va bene. Comunque sei per timore. Quindi complimenti a Dottor Vendetta perché, ripeto, lui sa, è arrivato dove è arrivato, quindi una bravura l'ha avuta. Non tolgo meriti alle rubriche che ha creato. Non ti preoccupare, non ci sono rimasto male se ti sei disiscritto dal mio canale. O non lo so, ti ha disiscritto YouTube. Mi è dispiaciuto. Nel senso, tranquillo, ma io non ce l'ho con te. Voglio solo dire, tu parli di originalità e come dice anche The Zapper, forse è un po' una paraculata quella che tu ora metterai le mani avanti e ti sentirei più libero di fare quello che fai perché ti sei già giustificato nel video. Non voglio dire nello specifico che prenderai i video dagli americani, ma che ti sentirai più libero di determinate cose perché tu hai messo le mani avanti. Quindi non ce l'ho con te, perché questo discorso che faccio potrei farlo anche a The Zapper, a Infinito, a Cubi. Non rivangate un'originalità che non c'è. Se poi i vostri contenuti sono 5 posizioni del sonno, 5 peni più grossi o cose così. A parte qualche rubrica che ti do atto di aver fatto e aver gestito molto bene, credo che sul fattore creepypasta tu vada fortissimo e tanto di cappello. Io non sono qui per insultarti, ma se mi è concesso in una società democratica per dirti cosa penso di determinate tue scelte che puoi mascherarle come vuoi, però cavolo. Perché ragazzi, non è un problema solo di Dottor Vendetta, tutti al fine, appena fanno il loro feedback, non sponsorizzano, non aiutano più altri canali perché così, perché a loro realmente non va di fare questa cosa. Lo fanno a volte per pretesto. E quindi io quando sponsorizzavo, mi ricordo io avevo 200-300 iscritti, fino ai miei 500 iscritti, sponsorizzavo, non in questo canale, nell'altro RaveTube, sponsorizzavo altri canali, ma della mia fascia di canali piccoli. E se sponsorizzavo qualche canale grande è perché.
è perché aveva collaborato con me. Solo per quello. Quindi, il discorso si chiude facile. Mi dispiace che ci siano queste liti su YouTube, ma era inevitabile succedesse pure nel settore delle top, perché io quando scorro la home o guardo i consigliati vedo sempre i video tutti gli stessi, a volte mi confondo pure su chi l'ha fatti, non capisco più. E siete sempre voi, un giro di gente che li fa. E io fino ad oggi ho visto un tuo video, quello dei colori, parlo di Dottor Vendetta, che io sono il colore rosso, tra l'altro. Ma ci stanno pure questi video, però c'è proprio questa ingordigia delle views, del fare i video, ma l'originalità alla fine di tutto dove sta? Lasciamo perdere alcune rubriche. In generale parlo di tutti questi YouTuber menzionati, l'originalità, dove siete voi? Anch'io ho fatto delle top, tre videogiochi che parlano con te, cinque segreti nei. Ma ci ho messo del mio, le ricerche le ho fatte io, il montaggio l'ho fatto io, ho scelto io i giochi da mettere. E l'ho articolato secondo il mio personale gusto sensibile nel recepire quella cosa, del tipo che figo che Kingdom Hearts abbia delle cose segrete al di là di quello che noi conosciamo. Cioè, invece si sa che voi prendete a piene mani da questa situazione qui. E ho capito che avete notato che in America è collaudato, Meteo Santoro, per esempio, va fortissimo. Allora voi giustamente usate l'America come beta test per l'Italia. Sarebbe un po' così. E in effetti funziona. Però credo che ogni tanto, soprattutto una volta che avete conquistato quei 300.000-400.000 iscritti, dovreste sentirvi più liberi lì di fare cose vostre. Non al contrario. Una volta che raggiungete quel numero, vi sentite ancora più vincolati da quel ritmo, da quel modo di fare video, da quella scaletta, da quel format che vi si appiccica addosso. Anche perché, ragazzi, diciamocelo chiaramente, YouTube secondo me non morirà mai, tutti ci sperano, ma c'è già da 11 anni tipo. Però ragazzi, è bello fare qualcosa al di là di YouTube, uscire fuori da YouTube. Cioè, se vi invitano pubblicamente, cosa gli fate? 5 posizioni del cazzo. Cioè, se vi invitano ad una fiera, se vi chiedono di fare qualcosa extra YouTube, cercate di maturare qualche altra propensione, qualche altro talento, qualche altra cosa che vedevo. Nel caso di Dottor Vendetta, forse stava cercando di fare, si era affiliato ai Fandubbers, cercava di fare dei progettini carini. Quindi continuate su questa cosa e per l'amor del cielo riprendete anche l'abitudine di fare community sui canali che dite voi, ma fatela, e non su canali. Cioè, non è che ora mi sponsorizzi PewDiePie perché in paragone sei 400.000 iscritti. Cioè, capisci? Bene, più o meno questo è il mio concetto. So di non aver detto tutto. E se devo essere smentito, io sto qua per qualunque cosa, che si possa dialogare, si spera, pacificamente e con educazione. Detto questo, non sono abituato a fare questo genere di video, ma sto canale è tutto improntato su questo, a togliermi tutti quei sassolini dalle scarpe con la massima formalità. E niente, iscrivetevi e ci vediamo al prossimo video.